Oggi apre il nuovo centro commerciale di Air Lake City. Gira come un pazzo sul palco girevole. Fatti fare una foto pucciosa da Emma con le tue Lego Friends preferite. C'è anche l'unicorno. Sali, scendi dalle scale mobili tutte le volte che vuoi. Ma proprio tutte. Fai uno spuntino mentre il tuo bambino fa un riposino. E non fare come il paparino che si butta da uno scivolino pensato per il tuo bambino. E se siete indecisi tra negozio di giocattoli e negozio di caramelle, chiedete al robot del negozio di tecnologia. Tutti e due. Poi fate un salto in boutique. Potreste uscire così oppure così. E infine passa anche al nostro negozio di musica, così scoprirai la nostra canzone. Se non compri con lo sconto sei proprio tonto. Segui la mappa. Ti aspettiamo all'inaugurazione di questo pomeriggio. Non sai dov'è la mappa? Cerca sotto il divano. Sappiamo che ci perdi sempre il telecomando. Ah, dov'è questa mappa allora? No, lì non c'è. È come il telecomando, si perde sempre. Eccola, Mati, eccola. Sotto il divano. Prendi la macchina in terrazza. Abbiamo una macchina in terrazza. C'è veramente? No, sì, sì. Apri la porta. È la macchina elettrica di Olivia. Con tanto di stazione eolica di ricarica. Adesso voglio vedere se sapete soffiare. Mati, vieni a soffiare. Perché dobbiamo caricare la macchina? Sì, perché guardate, sì, ma scusate, è da attaccare il cavo, sennò cosa si carica? Attacchiamo. E soffiamo. No, bravissimi. C'è troppo. Allora, il cuoricino dice che si è super caricata. Ragazzi, c'è veramente tanto vento, sì, oggi. Sì, stacchiamo, salite ragazze. Portiamoci la giacca. Sono le maniche corte in più. Ecco, entriamo in casa. Io entro in macchina. Anche il cucciolo che non dimentichiamo il croissant. Mi raccomando, fondamentale. Io porterei anche questa. Sì, che se dobbiamo ricaricare dopo. È vero, come fa? C'è anche il pannello solare. Il via! Manca. Ce l'ho io. Cagnolino dietro che si mangia il croissant. Perfetto. E via. Il telefono lo mettiamo qua nel bordo. Sei tu, ecco, che chiami qualche amica? Vai. Si parte! Seconda tappa, dopo aver caricato la macchina, andiamo a caricarci noi in cucina. Via allora, partiamo in cucina. Zzz, rumore da macchina elettrica. E qui ragazzi vi diamo il benvenuto al caffè biologico di Air Lake. Lì puoi fare il frappè con frutta fresca. C'è il signor Toast, ragazzi. Proprio come nella nostra ricetta. Guarda che sono bellissimi i personaggi che hanno i capelli così. No, hai tolto i capelli al nonno. Lo scalpo, direi. È andato con la nipotina a prendersi un caffè. Mm-hmm. Qui, ragazzi, c'è anche il menù. Tutto a base di frutta e verdura. Prego, prego, entrate. Ah, si può entrare? Certo. Allora, si apre la porta. Ho un'idea. Potremmo far così. C'è l'orto. Ma qua è l'orto. Sì, è qua l'orto. È tutto biologico, no? È a chilometro zerissimo. Allora, qua nascono le piante. Sì, dopo puoi fare. E qua te le mangi subito. Sì. Se poi hai fretta, te le puoi mangiare proprio davanti sul tavolino. L'importante è sbucciarle. Qua c'è la cassa, il latte è pronto per fare i frappè. C'è anche la macchina proprio. Sì, e guarda che buoni nozzi. Non li vedo, fammi tutti vedere. Tutte verdura, guarda che buoni. Buonissimi. E qua? Sì, c'è anche il cheddar. La cucina, guarda, c'è il coltellazzo, il cucchiaio. Tutto quello che serve per fare. No, ma c'è anche... Come si chiama questo? Il carretto dei frappè. Bellissimo. Ed è velocissimo. Ti seguo, voglio frappè. Che gusto vuoi, bella che bimba? Che gusto ci sono? C'è questo qua, è il frullatore per fare. C'è arancia e limone. Scelgo limone. Anche un'altra bimba avrebbe scelto limone. Sai chi è? Ma Matilde. Ma è questa qui, sì. Dov'è la prossima tappa? Occhio, nonno! Nonno, ma come ti sei messo il ciuffo? Al contrario. Seguitemi. Vieni, carretto, vieni di qua. Verso la... Cosa è successo a quella parte, macchina lì? Ma quanti siete, allora, ragazzi? Fai uno spuntino al forno nel forno. Al forno nel forno. Sì, allora, tutti nel forno, ragazzi. Cerca, Nicky. Sì. Io con uno spuntino. C'è la proprio... fabbrica di Toast. Il forno di Air Lake City. Sì, chiamato dagli amici frequentatori, anche la fabbrica di torte. Olivia ha scelto proprio quello che avrei scelto io, gelato al cioccolato. Sì, per 100 euro. Sì, è un po' costoso. Mi metto un po' il casco. Brava. Avete visto che Stefani ha fatto il bretzel? Sì. Noi adoriamo il bretzel. Io ti do la torta da caricare. Mi raccomando, non dimenticate il cucciolo. Ecco la torta. Chi ha ordinato la torta? Io. Ah, ecco, se la mette, se la ordina e se la mangia anche.
Guarda Davide, se vuoi c'è anche la classica torta da fumetto, torta di mele, non so. Sono un po' preoccupato perché... Ma tu devi già mangiare l'altra! Ma non è possibile! C'è ancora qualcos'altro, ragazze? Sì, c'è il corretto. Il croissant, mi corretto. Guarda, c'è sempre l'osso se vuoi. Come l'osso? Eh sì, del cagnolino. Ma no! Anche il cagnolino. Secondo me è dolce anche quello in pasticceria. Ma quanto è puccioso è prendere un caffè? Il bretzel. Qua sotto... Ecco, c'è il bretzel! Un morso testa, tieni il morso. Grazie, Nicky. Spero sia un bretzel al formaggio. Ah, Marcel, sono cresciuti i capelli. Cosa è successo, Marcel? Ma Marcel, sono cresciuti i capelli. Ma no, Marcel ha un problema con i capelli, credo. Sì. E qua? Troppo corti o troppo lunghi. Abbiamo unito caffè e forno, ragazze. Una gioia per il palato. Cosa è successo al nonno? Ma no, ha messo il completino. È bellissimo. È super divertente. Povero nonno. Intanto il personaggio se la gode, è riuscito a ottenere sia il croissant che il pretzel. Insomma, l'unico che non sono riuscito a ottenerlo sono io. Guarda come ho messo io questo. No, questo. Ma è diventato una specie gelato, di centro. Sei pelato, dolce un po'. Ma come gelato pelato? Fammelo vedere bene. Gelato sei povero pelato. Povero nonno, ragazzi. No, che cuccio. Cioè, tu avevi messo i capelli del nonno qui sopra. Sì, proprio così. Ah, gelato, sei pelato. Questa sì che è fantasia. Sarà. Come quella di Nicky che ha usato il tettuccio della macchina per fare la tettoia. E in questo modo buono. La macchina. Ragazzi, croissant, tutti in macchina. Sei pelato, dolce un po' sarà. Fermate. In questo modo la macchina è pronta a ospitare tutti. Forza. Anche te, certo. Challenge tutti su... Cos'è successo, Mia? È diventata nonna. Ma come è diventata nonna? Dei versi. Ragazzi, c'è bisogno di aiuto alla clinica veterinaria. Segui i versi degli animali. Forza. Andiamo. Ragazzi, tutti in macchina. Tutti a bordo. Forza. Il motorino va da solo. I cagnolini chiamano, avanti tutta. Via. I versi arrivavano dalla clinica veterinaria. Bello che questo cavallo. Quello è il cavallo di Mia. Ma non è come l'unica. Come si chiama? Sai che non lo so. Guarda, povero cagnolino. Poverino. Secondo me si chiama Mio il cavallo di Mia. Cosa ma dici? Ma che guarda che si può mettere anche la sella attrezzata da emergenza. È vero, c'è anche la... Devi togliere quella rosa lancetta. C'è la sirena dotata. Mm-hmm. Questa è la dottoressa, è donna. Sì. E si occupa... la mamma di Andrea. Bravo. E si occupa dei cuccioli in una clinica, avete visto, super attrezzata. C'è la bilancia. Incubatrici. Questo forse è per sterilizzare gli strumenti, chi lo sa. C'è proprio tutto. Ma comunque, oggi la visita, ragazzi, c'è la Savanna che ha portato il suo cane guida per un controllo. Qui si apre ed entrerà da qua. Qui si apre e non entrerà da qua. No, dal tetto. E qui si apre. E qui c'entrerà il cavallo. Sì, guardate, vieni. Spettacolo cavallo. Equilibrismo. Ma ragazzi, comunque voi alla clinica. Esatto. Emergenza sulla strada. Dovete stare sempre allerta. La tartaruga deve attraversare la strada per raggiungere il mare. I cavalli possono passare. Ferme invece le macchine. Ferma macchina super popolata. Attraversa tartarughina. Attraversamento tartarughe. Splash nell'acqua. Carina è quella tartaruga. Devo anch'io passare. Di nuovo. Avanti anche le macchine. Forza che il nonno sta guidando con i piedi fuori dal finestrino. Il cavallo deve andare a dormire. Ma mi raccomando, sempre vigile. Perché alla clinica veterinaria, quando squilla il campanello, scatta l'emergenza. Andiamo allo schermo, ragazze. Forza, forza. Sono pronta. Anche la macchina è pronta. Molto bene, schermo. Emergenza. Un cuccio è rimasto incastrato sotto un albero. Stefani, dove ti trovi? Sono nel bagno grande, presto. Ragazzi, ma ce l'avete il giusto mezzo per queste situazioni? No. Dalla mia lunga esperienza ci serve un quad. E per fortuna Andrea ne ha proprio uno. Ma ragazzi, c'è il cavallo che traina la macchina. Sì. Guarda, allora. guarda cosa bisogna fare. Attacchiamo l'argano all'albero. Stai tranquillo, cagnolino. Vai, tira. Sì, ce l'avete fatta. Il cucciolo è libero. Possiamo portarlo alla clinica per fargli una visitina. Era una tranquilla giornata alla clinica veterinaria quando improvvisamente... Ragazzi, allo schermo, forza! La macchina medica è subito pronta! Emergenza,
nonno. Presto. Facci dare un'occhiata. Nicky, zoom, zoom. Oh, guarda. Guarda. Il vortice lo sta risucchiando. Oh, no. Siete pronti ad andare? Sì, sì. Ma ce l'avete il giusto mezzo, ragazze? No. E vi serve l'ambulanza. Sì. Chi guida l'ambulanza, Matteo? Emma. C'è Emma, infermiera veterinaria. L'ambulanza si apre così dall'alto oppure, guardate che spettacolo, ed è pronta subito ad entrare in azione. E come noi, ragazzi, non distraetevi troppo il con l'ambulanza. Il gatto di soccorso però. C'è dentro. Il gatto di soccorso. Che ne dite se andiamo a salvare questo cucciolo? Sì. Forza, chiudi, si parte. Ricordatevi di accendere la sirena. Ben arrivate, ragazze. È successo di tutto. Il cucciolino, come questo qua, sì, stava giocando sulle scalette. Poi si è arrampicato qua sul suo parco giochi. Ma lì è molto poi alto. È andato qua in alto. Poi no, era attratto perché c'era qualcosa da mangiucchiare qua su. E alla fine splash, è caduto ed è là sotto. Poi sono partite le rapide. Lo so io. L'unica cosa è andare e fare la pista di Olivia. Vai. Aspettate un attimo. Facciamo accendere il cestino. Accendere? Scendere. Adesso facciamo che... Recuperiamo il gattino. Dai. Lo salta. Ottima operazione, ragazze. E torna su. Evviva. Consigli un bel po' di riposo alla clinica. Miau. Emergenza, emergenza! Tutti allo schermo, forza! C'è un cucciolo tutto sporco! Ehi, ma ce l'avete il mezzo giusto per pulirlo? No! Ah, no. Lo sapevo! Arriva la toilettatura gatta mobile! Ah. Ma quanto è puzzosa! È carina! Adorabilissima, qua ragazzi. Deve essere la pompa. Quella è la coda, in realtà. Eventualmente sì. Potresti fare anche il rifornimento, credo. C'è Emma guidatrice. Abbiamo un biberon pronto per i cuccioli. Un cucciolo. E la macchina. Non vedo l'ora di andare a salvare, cioè a pulire il nostro gattino. Andiamo, Mati. Sì. Un altro cucciolo deve essere pulito. Bene. Lavaggio di coppia. Allora, tu lavi questo mio, io lavo invece il mio cucciolo. Grande, si lavora in squadra. Prima devi spazzolare un pochino. Aspetta che lo porto nell'auto di Emma, così. La possiamo usare anche come postazione toilettatura, così intanto Mia può utilizzare questa. Forbici! Arrivano, Matti! Eccole qua! Grazie. È il momento di fare un bel ciuffetto al nostro micetto. Così ho fatto anche la rima. Le metto il fiocchetto e miau miau miau, vuol dire sono pronta. Vediamo quanto è puzzoso questo gattino. Adesso deve pagare. Miau miau miau. Giusto. C'è anche la cassa. Toilettatura completa. Adesso ti portiamo dalla tua mamma e il tuo papà. Bene. Vai, cuccioli, pronti per la prossima tappa. Miau miau waf waf. Miau miau waf. Questa è la macchina dei cuccioli. Ma è bellissima. Ci siamo anche noi, le sirene umane. Anche loro. Anch'io! Stefani! Aspetta. Come ti sei messa sulla coda? Tutta in piedi! Che addominali, ragazzi! Ma ragazzi, il nonno dov'è finito? È qua! Com'è qua? Sta surfando sul cavallo che surfa! No, ho attaccato al quad! Nonno, sei un po' pericoloso! Visto l'elevato livello di agitazione, la professoressa consiglia un po' di relax al cinema! Tutti sul divano! Bellissimo! E allora tutti al cinema, dice il... Avete fatto vedere il nonno, ragazzi! Me l'ero preparato! Scusa. Poi è un cinema di aspetto vintage. Ma ci sono le luci queste? Proiettore proprio. Sì, quello. C'è il proiettore, si apre, ragazzi. Ma voi andate al cinema così senza pagare il biglietto? Sì, è quasi. Senza tirare su in piedi il nonno. Esatto, lì c'è Julian, il bigliettaio. Mentre da questa parte c'è la star, che è Amelia, nella zona per fare le foto col tappeto rosso. Amelia. Infatti c'è Andrea, che ha tanto di pennarello e foglio per farsi fare l'autografo. E se ti scappa la pipì? Tra un tempo e l'altro. Guarda qua, c'è anche il bagno. Il bagno, la porticina funziona? Sì, aspetta, sì che funziona. Non ci credo. Tra poco si svolgerà
Lo spettacolo, tutti ai vostri posti. Attenzione, now playing, oggi al cinema è Air Lake City Story. Prendete tutti i posti ragazzi, abbiamo ben 5 poltrone in dotazione, bibite comprese nel prezzo, ma solamente per 2 persone. La macchina funziona veramente. Ale, c'entra lo schermo. C'era una mano. Prendo la mira io ragazzi, non posso sbagliare. Lo spettacolo sta per iniziare, prego di accomodarsi. Randy, le 5 amiche sono tutte poltronate. Vi siete meritati un bel film dopo tutta questa avventura, ecco a voi il gran film. Si inizia con una fuga in macchina. Il film non è piccolo, ma è grande. Fermi ragazzi, prima c'è la pubblicità. Eccola qua. Ragazzi, lo smartphone si integra nel cinema e anche le Lego Friends guardano i video Lego Friends GBR. Super. Allora, mi viene da vedere il video. Ma è meraviglioso, perché sembra veramente un super schermo. E dopo aver messo un pollicione, è il momento di andare all'ultima tappa. Tappa numero 6. Sorpresa nella stanza delle sorprese. Oh, finalmente apre il nuovo centro commerciale. Sì! Sì, parte! C'è il cane guida che guida il turbo. Seconda macchina. Wow. Questa è sportiva. Turbo. Ah! C'è il trucco del turbo! Terzo mezzo! Ma cosa è successo allo scooter? Mamma mia, super! Era quello del forno! Sì. È diventato un mezzo di salvataggio! Boom! Quarto mezzo! Ma è cresciuto un albero sulla macchina gatta! È carinissima, ancora più pucciosa! Aspettatemi, vengo anch'io al centro commerciale! Benvenuti al centro commerciale di Air Lake con i nostri super mezzi. Chi è che aveva un super mezzo anche? Io. No, il cavallo sulle scale mobili. Un cavallo sulle scale mobili? Ma no ragazzi, ma soprattutto io parcheggio qua. Voi non potete entrare sul centro commerciale finché non cantate la canzone. Ti ricordi Ale qual è? Certo. Se non compri con lo sconto sei un vero tonto. Bravissimi ragazzi, allora sì che potete entrare nel centro commerciale. Questa è Emma. Questa è Emma. Guarda Emma, se hai bisogno di una pedana, una pedana girevole e un po' di rossetto, una spazzola per rifarti il look. Qua c'è l'area selfie, possiamo farci le foto, possiamo stare vestiti, foto che possiamo fare anche in versione fiori. Bellissimo. Nell'angolino dedicato. No. Hai visto? C'è l'unicorno veramente. È pucciosissimo. Ci possiamo mettere anche la nipotina del nonno. Ehi, ma l'avete mai visto il nonno corno? Ma facciamo un tour del centro commerciale. Vedo che il nonno... No, ha rubato al papino il posto sullo scivolo. Sta contando il primo piano. Hai ragione. Si è fatta la pettinatura là nella cosa girevole e le hanno fatto questa pettinatura. Ma che bello, è diventato un salone di... E invece alla signora del bambino l'hanno fatto come Emma. Ma che bello, lo scambio di parrucche. Questo poi c'è la foto. È vero, lì si può fare il cheese. Io magari faccio il fiore. Animaletti, pucciosità. Il procione. E l'immancabile unicorno. Funzionano davvero, è bellissimo. Sono veramente a mano motorizzate. Oh, guarda che bello negozio. Questo negozio è bellissimo, Matti. Hai visto che ci sono le parrucche, quella viola, fucsia, cioè, quella rosa, il vestito di gala, gioielli a manovella. Guarda, però quello di musica. Ancora di musica. Hai detto gioielli a manovella, io ci vado. Sì, è lì sotto. E se siete curiosoni potete sbirciare anche dall'altra parte. E non fate i lazzaroni perché ci sono le telecamere di sicurezza in gioielleria. Guarda che bello negozio di giochi. Ale, non possiamo andare già al secondo piano. Aspetta, allora, qua dietro ci sono i bagni. Belli, principeschi, il water dorato. Qui c'è il bancomat. Non mi serve perché io compro con lo sconto, Ale. Guardate Emma, gattina. Vediamola. Miau, 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 miau. Saliamo con Olivia. Ma dove sta andando? Negozio di caramelle. No. Sei innamorata? Ah, nel negozio... joypad rosa. Nel negozio di tecnologia. Anche lo smartphone non è ma dove è finito il joypad? L'ha già comprato. Come l'ha già comprato? Con lo sconto. Brava, non sono mica tonto. Guardate il piccolo coi capelli. Incredibile, ma come? Succede di tutto coi capelli. E invece Emma nel passeggino. Come Emma nel passeggino? La testa di Emma. In questo centro commerciale succede di tutto. Ma senti Matti, come l'hai vestita? Guardate, in realtà questa è Emma.
In versione ballerina. Col fiocco e col tutù. Ragazzi, qua stiamo facendo shopping alla grande. C'è shopping anche alla grande. Il negozio di giochi, trenini, molti giochi, la casetta, ci vanno il camion, gli aquiloni, i bambini sono già arrivati. Salgo sul camion per fare la birba. Io andavo come locomotiva. È vero. Guarda, salgo sul camion. No, mi raccomando. Vabbè che ci sono gli sconti, ragazzi. Boom. Ah, il papino è andato a mangiare sopra. Sì. Colazione. Sta prendendo un momento di relax. Biscottini. E qua abbiamo i noodles, gli spaghetti. Salgo su per comprare qualcosina e per mangiare qualcosina e per fare qualcosina. Ciao! Quante canzoni in questo centro... Cos'è successo ai capelli di quella bambina? Ehi, non chiamarmi bambina, sono un bambino! Scusami, scusate, ma dov'è finito il nonno in tutto questo? È qua sotto, guarda. Come guarda qua sotto? Dove è andato? Quale scelgo? Non ci quella credo! Quella menta, quella al mirtillo, quella fragola o quella al limone? Non nel so! Nel negozio delle caramelle! Prenderò tutti! No, poi ai bambini non resterà più niente! È arrivato il momento di scegliere il vostro negozio preferito. Guarda questo qua. Le invenzioni di Vati. Quello tecnologico. Sapete cosa? Quale? Tutto il centro commerciale. È sto bellissimo dicendo. Allora, io adoro quello dei giochi. E mi dispiace, c'ho il vizio dei giochi. Avrei detto lo stesso e allora andrò su quello dei dolci. Ottima idea. Anche il nonno è d'accordo. Fateci sapere, ragazzi, il vostro negozio preferito sul nostro profilo Instagram GBR. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione! E non mettete le telecamere in bagno. Come in bagno? Cosa hai fatto? No! C'è il nonno in bagno! Sì, devo andare in bagno perché ho mangiato troppi lecca-lecca. E non mangiate troppi lecca-lecca, ragazzi. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video. Ciao!